Grazie. Un po' dietro la mano, grazie. Grazie. Che dici, ma se... Allora, buonasera a tutti e vi do il benvenuto alla conferenza stampa di presentazione del tecnico per la prossima stagione, Federico Giunti. Io lascio subito la parola al presidente per i ringraziamenti. Prego, presto. Buonasera, se non mi porto i cuscini mi scordo sempre. No, bene, io lo... Diciamo che non voglio essere io a presentare Federico, perché comunque sia ha fatto già un percorso secondo noi valido, importante, ha fatto, come si suol dire, la cavetta giusta per poter poi affrontare un'altra avventura altrettanto, credo, più importante di quelle precedenti. Quindi abbiamo deciso di scegliere Giunti perché secondo noi era pronto per fare questo tipo di salto, per affrontare questa piazza che comunque sia, magari per certi versi può anche sembrare difficile, ma secondo me invece deve essere una cosa affrontata con il cuore e con la determinazione giusta, perché gli potrà dare grandissime soddisfazioni lavorative. Quindi lui sa benissimo che è qualche anno che ci giro intorno. Sinceramente, quando ci ho parlato in precedenza, se non sbaglio 3 anni fa o 4 addirittura, poi abbiamo virato su un altro tipo di allenatore perché pensavamo in quel momento che avesse fatto un pochino più di gavetta. Oggi Federico per noi è pronto, sono convinto che ci porterà quel qualcosa in più che gli abbiamo chiesto. Io è difficile che all'allenatore gli chiedo posizioni in classifica o magari gli dico bisogna raggiungere questo o quello, ma sicuramente quello che abbiamo chiesto è di portarci dei punti, perché siamo una società che comunque sia, ognuno di noi deve portare dei punti al campionato. Quindi se non ricordo male ero partito con 4, poi la seconda volta 6, l'ultima gli ho detto 10, quindi lì si è un po' rigidito, dice siamo partiti dal basso, ogni volta che ci vediamo aumenti, quindi poi mi sono fermato così. Adesso, a parte gli scherzi, sono convinto che possa fare bene. Adesso il campionato ovviamente ci dirà quello che saranno le difficoltà oppure i pregi di questa persona, ma noi staremo vicino a lui, lo aiuteremo se avrà bisogno di noi, se non avrà bisogno saremo contentissimi, perché evidentemente la scelta si è rivelata perfetta. Grazie. E lasciamo spazio alle domande. Chi è che inizia per primo? Su, non siete timidi. Buonasera. No, volevo una prima domanda. Sicuramente, insomma, che effetto ti ha fatto la telefonata? Che cosa hai pensato quando ha chiamato? E soprattutto lui dice, il presidente dice non ho chiesto posizioni, ma in realtà cosa ti ha chiesto per questo campionato? Intanto buonasera a tutti, sono estremamente orgoglioso di essere seduto in questa poltrona, tra l'altro in un luogo che ripercorre la storia di questa società, quindi a me è caro per un lasso di tempo di 6 anni da giocatore, quindi devo ringraziare la persona che sta al mio fianco per avermi dato questa possibilità. So delle responsabilità che mi aspettano, quindi ho già fatto i miei ragionamenti su quello che dovrò mettere su questa avventura, che è veramente stimolante da questo punto di vista. Presidente, cosa mi ha chiesto? Di fare le cose semplici all'inizio. Io ho tanto entusiasmo, tanto voglia di iniziare, perché chiaramente per me rappresenta un'opportunità incredibile e sono sicuro che grazie a lui, grazie ai dirigenti che occupano l'area tecnica, aiuteranno sottoscritto a capire velocemente cosa significa affrontare questa categoria, anche se da questo punto di vista sono un esordiente. Quali sono secondo te le problematiche iniziali che dovrei affrontare?
No, io partiamo da una base di squadra assolutamente solida, la società la conoscete, una base che mi permetterà di lavorare dando continuità a quello che spero, dando continuità a quello che è stato l'anno passato. Io ho la fortuna di succedere a un allenatore che per filosofia mi si avvicina, quindi dovrò fare molta meno fatica probabilmente a far capire alcuni concetti che penso mi accomunino a Christian. Quindi avere la base di alcuni giocatori che hanno vissuto la passata stagione, chiaramente con una delusione finale che ancora è palpabile, però noi dobbiamo essere bravi a trasformare quella delusione lì in un entusiasmo per cercare di ripartire forte, perché il campionato lo richiede. Vuoi mandare un messaggio alla tifoseria? No, io sono contento di abbracciare tutti quanti, perché, come dire, ho avuto modo di rimettere piede per l'ultima volta durante l'amichevole che abbiamo fatto a dicembre con la mia ex squadra, che era la Maceratese. E accompagnato dai miei figli in mezzo al campo, mi sono detto che quel campo lì mi è sempre rimasto dentro, quindi a quello più grande, quello più piccolino non capiva, ma a quello più grande io ho provato a spiegare cosa ha significato per me passare 6 anni qua, perché Perugia è quello, è la società, è l'ambiente che mi ha permesso di crescere. Sono stato preso praticamente tra i dilettanti che ero ragazzino, sono cresciuto, sono diventato uomo, e questa esperienza di 6 anni mi ha permesso poi di fare ulteriori 11 anni di Serie A, quindi io devo essere solo grato all'ambiente, ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto, quindi spero di ripagarli veramente con altrettanti risultati come furono quegli anni lì in questa stagione. Buonasera Federico. Sì, ciao. Ciao. Buonasera. Dal punto di vista tattico, ovviamente posto il fatto che nel calcio moderno non si può privilegiare un solo schema, però almeno quello di partenza qual è? E soprattutto, visto che parlavi prima di parecchi giocatori che sono rimasti, quanti pedine secondo te a livello proprio di importanza, di carattere, servono in numerico, non ti chiedo magari dove, nello schieramento iniziale che la società ti possa mettere a disposizione? Bah, intanto credo che sapete esattamente i giocatori che sono al momento sotto contratto, quindi io considero questi giocatori al momento come componenti principali della rosa, quindi verranno tutti coinvolti in questo momento. Andare nello specifico a parlare di aspetti tattici lo possiamo fare, perché chiaramente abbiamo condiviso subito col presidente, con Roberto, con Marcello, insomma quella che poteva essere la mia idea da riportare poi in campo con i ragazzi. E quindi quello che vi posso dire è che sicuramente proviamo a costruire una squadra con una difesa 4 e con un centrocampo a 3, la base sarà questa. Poi abbiamo degli elementi che andranno valutati per le loro caratteristiche, quindi poi davanti secondo me sceglieremo in base a quello che avremo alla fine del ritiro, prima di iniziare il campionato. Chiaramente abbiamo delle idee anche in questo senso, però sapete meglio di me che il mercato, soprattutto in questo momento, è un mercato strano, quindi bisogna avere assolutamente pazienza, perché non possiamo sbagliare i giocatori, soprattutto quelli che riteniamo importanti e che vanno messi nei punti cardine. Chiaramente il reparto forse in questo momento è più carente, chiaramente il centrocampo, lo avete visto da voi, perché abbiamo perso per rientro da vari prestiti alcuni giocatori e dovremo intervenire con maggior forza probabilmente in quel reparto. Ciao Federico, benvenuto. Volevo chiederti, tu sei stato un grande specialista dei calci piazzati. Ma al di là dei giocatori che chiaramente tu, il presidente Goretti, avete in mente di prendere, e non pensi che il Perugia abbia bisogno finalmente di uno specialista sui calci da fermo, visto che l'anno scorso per esempio sono stati 21 pareggi, soprattutto in casa, e negli ultimi 2 anni, da quando non ci sono più Fabinho e soprattutto Mazzeo, abbiamo segnato un gol solo su punizione con Dezzi a Salerno, tra l'altro in influente al 95esimo. Beh, chiaramente una squadra deve avere al proprio arco tutte delle possibilità che possano permettere di sbloccare la partita.
questo può essere fatto attraverso il gioco, la manovra, può essere fatto dai calci piazzati, quindi nei calci piazzati rientrano quello che hai detto te, le soluzioni balistiche dal limite. E in effetti è un aspetto che abbiamo anche toccato con Roberto, perché nella passata stagione, tra l'altro mi è capitato anche di vedere alcune partite, sono capitate delle opportunità per poter sfruttare i calci piazzati dal limite. Trovare uno o due elementi che da quel punto di vista ci possano fare la differenza può essere assolutamente importante per quello che tu stavi dicendo. Grazie. Prego. Sì, ciao Federico. Dunque, due cose al volo, mi ricollego a quello che hai detto adesso. Che cosa è mancato secondo te l'anno scorso per poter, diciamo, concludere bene l'annata? E appunto, collegandomi a questo, visto che stai parlando di aspetti tattici, c'è la possibilità di giocare, secondo te, valutare con un trequartista, di giocare con un trequartista e due punte eventualmente, per cercare un po' di differenziare la fase finale della manovra che l'anno scorso sembrava in certe occasioni un pochino asfittica? Grazie. Mi scuso se non entro in merito alla passata stagione, ma per come dire, per correttezza, anche perché Christian, cioè, non lo dico io, lo dicono i numeri, ha fatto veramente grandi cose, quindi andare adesso ad entrare in aspetti che non mi riguardano sarebbe poco carino. Quindi, però chiaramente stiamo valutando di poter giocare davanti anche con un profilo che possa fare da supporto a due punte, quindi stiamo cercando delle caratteristiche in alcuni giocatori che possano fare la differenza in quella zona di campo. Quindi, detto questo, se ci riusciremo, io quel modulo lì l'ho fatto, e è un modulo che, se interpretato nella maniera migliore, secondo me darà grandi soddisfazioni. E altrimenti possiamo assolutamente prendere in considerazione di giocare con due giocatori un po' più larghi, un po' più stretti, e quello lo decideremo, ma credo molto nella base partendo da un centrocampo a tre, perché secondo me con un movimento giusto e con soprattutto le caratteristiche giuste del giocatore che gioca davanti alla difesa e soprattutto delle mezze ali possiamo in ogni caso fare bene. Federico, per quanto riguarda il tuo ciclo da calciatore a Perugia, che ha dato là poi una grande carriera da calciatore, molti sono diventati allenatori. Io mi sono sempre domandato, tu forse più di ogni altro hai dovuto, insomma, assaggiare la polvere dei dilettanti anche nella tua carriera da allenatore. Ti sei mai chiesto come mai magari la grande opportunità è arrivata più tardi rispetto a tanti altri tuoi ex colleghi di quel Perugia, che comunque hanno avuto un'occasione ancora prima e hanno fatto delle carriere importanti da allenatore? Sì, mi fa piacere che mi hai fatto questa domanda, perché credo proprio il lavoro che ho fatto nelle categorie minori che abbia fatto la differenza in questo senso. Ho avuto la capacità di aspettare il mio momento e non l'ho visto assolutamente come un ripartire da dietro, ma un rimettersi in gioco, questo sì. L'ho fatto assolutamente quando giocavo, lo posso fare tranquillamente, ho deciso di farlo da allenatore. Assolutamente non invidio coloro, tanti amici anche, che sono partiti subito da categorie alte. Però mi piace sottolineare, ad esempio, tanti amici invece che sono partiti dal basso, che adesso stanno ad alti livelli. Quindi io credo tanto nella meritocrazia, credo nel fare passo per passo quello che uno è in grado di fare. Sono arrivato chiaramente nel calcio che conta, spero di riuscire con il Perugia, col presidente, con la società, a proseguire un percorso di crescita che ci dia ulteriori soddisfazioni. Ciao Federico. Ciao, mi viene in mente quella foto che vedo, ricollegandomi al tuo passato da calciatore, quella foto che ti trae con la maglia azzurra, no? Che tra l'altro tu sei stato uno dei pochi giocatori del Perugia che hanno vestito la maglia azzurra. Cosa ricordi di quella giornata particolare, insomma, la tua convocazione? Che comunque quella era un periodo in cui la squadra stava, con Galeone alla guida, sta facendo degli ottimi risultati, prima che poi successe quel che successe, non vorrei ritornarci, insomma. No, beh, è stata, credo, l'apice dei 6 anni. Ho condiviso quell'unica convocazione in nazionale con i miei compagni d'allora, ma avrei dovuto farlo anche con tutti i compagni che ho avuto gli anni precedenti. A volte la fortuna di un calciatore, e in questo caso anche di un allenatore, è spesso trovarsi
al posto giusto nel momento giusto. Io sono partito facendo 3 anni di Serie C, 2 anni di Serie B e un unico anno di Serie A, vincendo 3 campionati, 2 di C e 1 di B, e l'ho fatto perché ho avuto la fortuna di trovare una società che era organizzata, che sceglieva bene i giocatori e che ci metteva nelle condizioni migliori per esprimerci. Quindi tutto quello che veniva fatto allora, sono convinto che lo riproporremo questa stagione, perché le basi sono assolutamente solide per quanto riguarda la società. Io, se dovrò mettere del mio dal punto di vista tecnico, per cercare di, come dire, aiutare i miei giocatori ad esprimersi nel migliore di modo in campo. Federico, bentornato. Grazie. Vista la recente esperienza, quella di Bucchi, sul quale la società aveva molto investito e che poi ha fatto altre scelte, consideri Perugia un punto di arrivo o un punto di partenza, e cosa quale caratteristica credi che Giunti possa infondere principalmente in questa squadra? Ma io ho fatto, come ho detto prima, un certo tipo di percorso, credo di non sentirmi arrivato, essendo in questo ruolo in questo momento, quindi devo avere, ho l'ambizione di crescere. Quindi quello che metterò a disposizione dei miei giocatori è come sono io. Ricerco sistematicamente la maniera per migliorarmi, per mettermi in discussione. E spero di trovare anche velocemente la chiave di lettura di questa categoria. Da questo punto di vista mi ritengo fortunato, perché so che Presidente in primis, Roberto, Marcello, sono ormai anni che fanno questa categoria, quindi quel pizzico di esperienza che forse mi può mancare nel non conoscerla, anche se avrò visto, non so, centinaia di partite di questa categoria, quindi qualche idea me la son fatta. Però è chiaro che il fatto di avere loro come supporto per cercare di partire più celermente possibile, per me è un grande vantaggio. Federico, ci puoi dire con un aggettivo o due quale sarà il Perugia di Giunti? Ma più che un aggettivo, mi piace avere una squadra che abbia una propria identità, soprattutto in campo. Mi piacerebbe, perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Ho sempre ammirato gli allenatori che, insomma, quando guardavi le loro squadre, bastava vedere 5 minuti di partita e capivi esattamente chi è che le guidava. È un po' questo, quindi spero che questa cosa la colgano immediatamente i giocatori, perché però la base, come ho detto prima, è buona, e Cristi ha fatto un buon lavoro, quindi chi è che è rimasto so che lavora, è abituato a lavorare, soprattutto a pensare in una determinata maniera. Quindi sono convinto che riusciremo a fare un bel lavoro da questo punto di vista. Adesso chiaramente la parte tecnica deve essere completata, ma come ho detto prima, non dobbiamo avere fretta, perché abbiamo tutto il tempo per sistemarla. Ciao Federico, buonasera. Buonasera, ciao. Due questioni tattiche, tornando anche al discorso che hai fatto prima sul trequartista fantasista che potrebbe agire dietro le due punte. Questa ricerca, una ricerca esclusivamente sul mercato, oppure tra la batteria di esterni che il Perugia ha, che è molto fornita, forse è, diciamo, l'aspetto numericamente più rilevante, c'è qualche figura, senza entrare nei nomi, insomma, che può ricoprire questo ruolo? La seconda questione, il discorso punta, il discorso attaccante, che è un po' il ritornello che nelle ultime stagioni viene citato spesso sia dai tifosi, ma anche, diciamo, durante l'andamento della stagione. Le tue idee da questo punto di vista come tipologia di attaccante convergono con quelle della società di Roberto Goretti? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, quella sul trequartista, io credo che ci siano assolutamente in rosa dei giocatori che possono ricoprire quel ruolo. Quindi, anzi, mi dedicherò costantemente nel capire e nel guidarli per cercare di capire velocemente quello che io intendo per fare il trequartista. Quel ruolo lì è un ruolo che è delicato, perché bisogna essere capaci di giocare tra le linee, ma avere anche la capacità di creare superiorità numerica sugli esterni. Quindi
devono essere giocatori chiaramente intelligenti a livello tattico. Dopo l'imprevedibilità e la fantasia è chiaramente la caratteristica principale di quel giocatore, quindi io credo che in rosa abbiamo sicuramente qualcosa che faccia al caso nostro. Per quanto riguarda la punta centrale, io parto da chi abbiamo. Noi abbiamo il capocannoniere della squadra che ha fatto tanti gol l'anno scorso, quindi Samuel Di Carmine è sicuramente il punto di partenza dell'attacco nostro. Affianco a lui, soprattutto se giocheremo a due punte, andremo a cercare giocatori che possono essere sia di struttura che non, ma che è importante che siano di movimento. Quindi la punta che stia ad aspettare il pallone a 3 metri dalla porta non è propriamente nel mio concetto di calcio. Salve mister, per completare una cosa telegrafica, ti piace Cerri come giocatore? Cerri è stato valutato attentamente e c'è stata una convergenza fra me e Roberto nel pensare che Cerri sia un attaccante che se gli vanno dette alcune cose, secondo noi non è l'attaccante che tutti credono di statico, ma può essere un attaccante che in ogni caso possa essere anche di movimento. Quindi queste sono quello che noi pensiamo. Ciao Federico, bentornato. Buonasera. Sei stato il tenore, anzi il primo violino dell'orchestra che ha suonato il miglior calcio del terzo millennio qui al Cori. E come ti collochi tu tra gli allenatori, gli ex giocatori sono diventati allenatori del maestro che hai avuto in quel periodo, cioè tra vari Camplone, vari Gautieri, vari Allegri, adesso ci sei tu. Come ti collochi? Il presidente ci ha detto che tu hai chiesto, la prima cosa che hai chiesto è un direttore d'orchestra vero. Pensavi a Giunti in quel momento, pensi a Giunti? E ultima cosa, il presidente ha detto che conta più di tutti la squadra, i giocatori contano. L'allenatore adesso è arrivato a 10 punti, però ha detto 6, la società ne deve prendere altri 6, ma i giocatori contano. Cosa quindi ti aspetti, a cominciare dal regista? Ma in generale, chiaramente sui giocatori che mettono in pratica quelle che sono le mie idee e che con la loro qualità devono fare la differenza in campo, quindi su questo non ci piove. Io devo essere bravo a farmi capire molto velocemente, quindi l'empatia che si deve creare fra me e loro deve essere immediata, e questo già sta succedendo questi primi giorni. Detto questo, chiaramente nel famoso centrocampo a 3 che si parlava prima, io prediligo un giocatore davanti a difesa che possa avere caratteristiche più di costruzione che di essere bravo in fase di non possesso. È chiaro che adesso si va alla ricerca di giocatori un po' polifunzionali, non è più come una volta che ci sono giocatori che possono ricoprire una sola caratteristica, perché altrimenti non possono fare, secondo me, questa categoria. Però abbiamo un profilo 2 che sicuramente fanno della loro capacità di far ripartire l'azione alla loro prerogativa principale, ma che non sono assolutamente secondari nel poi effettuare la fase non possesso, che è altrettanto importante durante una partita. I tuoi ex compagni dove ti collocano? Ah, mi ero dimenticato di questa parte. No, ma sono onorato di avere avuto la possibilità di seguire le loro orme. Massimiliano è quello che in questo momento ha raggiunto il top del calcio internazionale, addirittura ha avuto la capacità di fare anche lui un percorso ripartendo dal basso, perché ha fatto l'interregionale, poi è partito, ha fatto tutte le categorie, ha saltato la Serie B perché ha vinto il campionato di C1 ed è andato direttamente a Cagliari. Quindi, però la sua crescita è davanti agli occhi di tutti, quindi un po' lo invidio, glielo dico così direttamente davanti a tutti. Federico, scusa. Ciao. Ciao. Tu hai giocato a livello italiano, a livello internazionale, hai avuto un sacco di allenatori. Se dovessi confessare ad un alieno da quale allenatore hai preso di più per svolgere questa nuova attività, chi indichi?
No, la risposta potrebbe essere scontata, ma solo per un altro risvolto di quello che stai dicendo te, che chiaramente Giovanni Galeone è quello che mi ha dirottato in un altro ruolo rispetto a quello che facevo e che mi ha permesso di giocare ad alti livelli per più anni. Però non posso non citare tantissimi altri, perché da ognuno ho preso veramente il meglio. Io ho avuto la fortuna da Walter a Ilario i primi anni, poi chiaramente ho conosciuto gente come Carlo Mazzone, che in quanto a esperienza e capacità di lettura delle dinamiche di gruppo non era secondo a nessuno. Ho avuto la fortuna di stare 2 anni e mezzo a Milano con Alberto Zaccheroni, che insomma, ha fatto la sua più che onesta carriera vincendo da più parti. E poi mi ha dato tanto Mircea Lucescu, che ho avuto la fortuna di avere al Beşiktaş quando giocavo in Turchia. Anzi, da Mircea ho proprio appreso la capacità incredibile di far convivere più mentalità, perché eravamo una multinazionale, eravamo diversi stranieri, c'erano i turchi, quindi per far combaciare, far diciamo tornare i conti dal punto di vista dell'aspetto della gestione, credo di aver appreso tanto da lui. Mi scuso se ne ho dimenticato qualcuno, ma ce ne sono talmente tanti che... Buonasera mister. Buonasera. Per chi non mi conosce, io sono un giornalista di Macerata, sono venuto per il grande affetto che nutro nei confronti di Federico, perché voi non avete vissuto la stagione della Maceratese, che purtroppo è terminata con il fallimento praticamente della società. È stata una stagione pazzesca, un anno che praticamente è costato credo 10 anni per tutte le traversie. Vi posso assicurare che Federico Giunti ha tenuto sempre la barra dritta, è stato il punto di riferimento per tutti. E veramente ha fatto un capolavoro, perché vi assicuro che ottenere una salvezza senza problemi, con tutti i problemi della società, ha fatto davvero un capolavoro. Quindi questo ve lo devo dire, ho trovato una delle persone migliori che abbia mai incontrato nel mondo del calcio, e per affetto sono venuto qui nei suoi confronti. Ti faccio solo 2 domande. Quando ti parlavo, ti do del tu perché ci siamo sempre dati del tu, quando ti parlavo ad aprile di una possibilità Perugia, no? Perché noi a Macerata abbiamo dato già 2 allenatori consecutivi, quindi visto che ormai la Maceratese al momento non ci sarà più, quindi per l'anno prossimo non ci sarà nessun allenatore da Macerata. Ti parlavo di Perugia, ti brillavano gli occhi, lo dicevo con gli altri colleghi della stampa, quindi so per te quanto è importante questa piazza, quanto sei carico, quanto è importante averti portato anche uno staff che ti ha seguito l'anno passato con risultati eccellenti. E una domanda, non voglio i nomi, ma ci sarebbe qualche giocatore di quella Maceratese che potrebbe esserti utile? Grazie e in bocca al lupo da parte di tutta Macerata. Crepi il lupo, ti ringrazio per quello che hai detto, mi fa enormemente piacere. E colgo l'occasione di dire in pochissimi secondi un grande grazie a tutte le persone che sono ruotate intorno alla nostra squadra l'anno scorso, perché di difficoltà veramente ce ne sono state tante, quindi ringrazio la stampa e tutte gli addetti ai lavori che si sono prodigati nonostante non percepissero denaro da questo punto di vista. E per ultimo lascio i miei giocatori, perché sono stati, sì, io sono qua seduto, lo devo a loro, quindi mi spiace per come è andata a finire, perché per quello che abbiamo fatto Macerata sarebbe meritata tutta un'altra fine, però purtroppo il calcio è questo. Spero che la Macerata città abbia la forza di ripartire, non so da dove, ma perché c'è veramente tanta voglia di calcio. L'ho percepito l'ultima giornata quando si è concluso il campionato a Venezia, per l'affetto che mi ha dimostrato e ci hanno dimostrato tutti i tifosi che erano presenti fuori dallo stadio. Le 2 domande già non me le ricordo, quindi una dei giocatori della Maceratese, beh, chiaramente è una categoria un po' diversa, tu sai esattamente come era composta la nostra rosa, perché siamo andati alla ricerca di giocatori anche esperti, perché dovevamo costruire una squadra da questo punto di vista, e al momento chiaramente mi continuo a sentire con loro, ma per poterli inserire in questo discorso chiaramente è prematuro, e quindi penso di potermi fermare qui da questo punto di vista. L'altra qual era, scusami, che... Ah, lo staff, sì, perché si è creato l'anno scorso un modo di lavorare che ha portato risultati, quindi
la società mi ha dato la possibilità di portare le tre persone che erano con me a Macerata, e quindi chiaramente abbiamo bisogno di crescere insieme, perché questa sarà un'esperienza che ci metterà davanti tante cose, quindi dovremo in fretta capire come funziona e andare spediti, perché sappiamo però anche essere, sappiamo di essere consapevoli delle nostre qualità. Ciao Federico, sono qua dietro, sì. Perché sennò ti volevo chiedere una cosa. Buonasera innanzitutto. L'anno scorso Cristian, quando si presentò a Perugia, disse che questa società per blasone non poteva non puntare all'obiettivo minimo dei playoff. Io che cosa su questo argomento hai parlato con il presidente? Vi siete fissati un obiettivo o diciamo la cosa un pochino diversa? Grazie. Ripeto allora esattamente quelle le parole che ha detto Cristian, quindi abbiamo assolutamente la convinzione di poter fare un ottimo campionato, primo perché la tendenza degli ultimi anni è stata quella che questa società e, come ho detto, anche la parte tecnica sono riusciti poi a mettere a disposizione dei propri allenatori sempre squadre competitive, quindi penso di essere una botta di ferro da questo punto di vista. E poi chiaramente è Perugia stessa che un po' lo vuole, quindi abbiamo assolutamente il dovere di provarci a fare meglio che si può. Siamo consapevoli che quest'anno ci sarà un campionato con squadre altrettanto di blasone come la nostra, e questo assolutamente deve essere uno stimolo per noi per superarci, per migliorarci giornalmente, perché da questo punto di vista sarà veramente importante andare anche oltre i nostri limiti, perché credo che tante partite ce lo chiederanno. Presidente, ma per entrambi comunque, sul discorso playoff, visto che insomma adesso non voglio girare il coltello nella piaga, ma la storia insomma della sua presidenza con i playoff purtroppo non è stata molto positiva, non è meglio dribblarli, evitarli e pensare a qualcos'altro? La mia storia dice che è meglio arrivare primi, però le storie cambiano, i capitoli sono tutti diversi, però poi in Serie B è importante anche il secondo posto, quindi abbiamo tanti risultati in essere. Ma io, rispetto alla domanda di prima dei playoff, io avrei più paura di non avere obiettivi importanti nella testa, no di aver paura di dire e di raggiungerli. Quindi quando sento dire dal mio allenatore che vuole raggiungerli è motivo di orgoglio, perché se non fosse così non sarebbe diventato l'allenatore del Perugia. Quindi ripeto un po' il discorso fatto all'altra conferenza: il Perugia Calcio non può aver paura di dichiarare un obiettivo importante, perché sarebbe assurdo dichiarare l'incontrario. Quindi noi vogliamo fare un campionato importante, vogliamo allestire una squadra che riteniamo forte, perché vogliamo dare in mano al mister Giunti dei giocatori che con lui ci possano far fare i playoff. Dopodiché, se non ci riusciamo, fra due anni ricominciamo e ripartiamo sempre più convinti, però vogliamo riuscirci, e nessuno di noi, almeno in questa società, deve aver paura di dirlo. Dopo è giusto, se ci dovessero essere delle critiche, accoglierle. Dopo spiegheremo il perché di tante cose che non siamo riusciti a fare. Però noi stiamo partendo con questa mentalità, che è quella che poi nella vita ti fa raggiungere obiettivi importanti. Guai a partire sempre con la paura, perché la paura dopo ti fa commettere l'errore sicuramente. Ultimissima curiosità con Giunti, che ha la fortuna di conoscere bene questa piazza così complessa. Due stagioni fa il Perugia, allenato in quel caso da Bisoli, ricevette molte critiche sul piano del gioco. Lo scorso anno invece il gioco era tornato ad entusiasmare, ma nonostante ciò le critiche arrivavano sul fatto di non riuscire spesso a coniugare il bel gioco con i risultati. Come si fa ad accontentare tutti? Bisogna cercare di fare tutte e due le cose.
in primis chiaramente i risultati, perché per un allenatore sono vitali, quindi, però io non posso per mentalità non cercare di farlo attraverso un gioco, quindi quello che proveremo a fare sarà questo. Chiaramente alcune volte ci succederà che l'avversario sfrutterà proprio questo fatto e noi cercheremo di essere propositivi, però io sono convinto che tirando le somme alla fine dell'anno saranno molti più punti che porteremo a casa avendo quel tipo di atteggiamento piuttosto che giocando in un'altra maniera. Due domande per il Presidente. La prima semiseria e la seconda seria. Era il primo esame per Federico da allenatore della piazza e dei media. Che voto gli dai? Seconda, sei più contento di aver fatto firmare Frick o che il Comune ha dato il via al praticamente il progetto per rimodernare il Curin? Il voto aggiunti per la conferenza stampa, ho capito bene? Ma io non scelgo soltanto l'allenatore così per il nome, cioè io lo scelgo anche, per esempio, il mister è una persona che ha tutti i requisiti per fare l'allenatore da noi, anche fisici, se vuoi arrivare a questo, no? Perché io cerco di giudicare un po' tutto. Quando è stato scelto, quando ho detto a Roberto ci voglio parlare, perché poi già lo conoscevo, avevo visto alcune sue conferenze, avevo visto anche le conferenze dove non erano andate benissimo le stagioni, tipo non so, quella di Foligno quando è stato esonerato. Mi faccio una piccola ricerca, no? Come si suol dire, per capire il personaggio, per capire l'uomo, perché ripeto, Goretti magari guarda soprattutto il lato tecnico, io guardo tanto quello umano. Per me il mister ha tutti questi requisiti, infatti oggi ha fatto quello che mi aspettavo che facesse, quindi il voto è 8. 8 perché c'è la possibilità di migliorare, perché può arrivare a 10. Poi per la seconda domanda, Frick è un giocatore, sono ripetitivo, ha tutti i requisiti per essere acquistato dal Perugia Calcio, perché è stato fatto un investimento più o meno importante, ci crediamo molto, sappiamo benissimo che sarà un anno di transizione per Frick, perché comunque è un 98, dovrà ancora dimostrare tutto il suo valore, noi lo aiuteremo a farlo mettendolo nella miglior condizione possibile. Ovviamente insieme a Frick arriveranno altri attaccanti, perché comunque sia, quando io parlo che il Perugia non deve aver paura di dichiarare di fare i playoff, e poi non posso dare al mister 25 ragazzini, no? Perché poi quando proprio, in virtù proprio del fatto che quando uno parla deve comunque parlare con cognizione di causa, devo comunque dare una rosa soddisfacente per poter affrontare un discorso del genere, e non si può affrontare con 25-98, quindi noi abbiniamo sempre dei rischi nell'acquisire dei giovani di prospettiva, dei giovani che ci possano dare delle soddisfazioni sia in campo che magari poi dopo con delle plusvalenze che voi sapete che sono vitali per questa società. Quindi lo paragono simile a quello dello stadio, signor Gasperini, perché anche quella per me è di fondamentale importanza. Per esempio molte volte sento dire in giro, no, adesso si parla delle famose plusvalenze che sono state fatte, a parte il fatto che ancora devono essere fatte, speriamo che a forza di dirlo le facciamo, perché potrebbe pure, nel calcio contano le firme più che altro. Comunque, detto questo, dovremmo essere addirittura d'arrivo, quindi speriamo che si arrivi a questa famosa plusvalenza. E voi sapete come io ragiono, cioè le infrastrutture per me sono importanti quanto i giocatori. Molte volte mi si chiede della punta, dell'attaccante. Per esempio io ho avuto la stessa soddisfazione nel mettere a posto la società a livello di infrastrutture, quindi se dovessero arrivare queste plusvalenze già sono stati destinati economicamente i budget, il 30% andrà nelle infrastrutture, il 30% verrà speso tra la rosa che si andrà a fare quest'anno e degli investimenti futuri, tipo quello che potrebbe essere Frick, speriamo che stiamo indovinando,
e il 40% deve rimanere come un piccolo tesoretto. Che cosa significa questa cosa? Che non è che adesso, perché si vende un giocatore, il giorno dopo sono obbligato a buttarli dalla finestra i soldi. Perché lo faccio se sono convinto di farlo, ma se non ci dovessero essere quelle condizioni che mi fanno stare tranquillo, nel senso che non sto buttando l'investimento, non lo faccio. Poi a voglia che arrivano le critiche, non mi interessa di questo, perché io ho un percorso da fare, ho un equilibrio da mantenere, e per me, ripeto la stessa cosa da tanto tempo, fare l'amministratore unico del Perugia Calcio, perché io non sono il presidente, io sono l'amministratore di questa società, significa anche saper attendere prima di spendere, perché non si sa mai quello che può accadere. Non so se voi state seguendo la situazione della legge Melandri, perché poi qui tutti ci riempiamo la bocca di tante cose, però poi quelle che sono sotto gli occhi di tutti nessuno le guarda realmente, o forse si fa finta di non guardarli. Qui c'è una situazione della legge Melandri in ballo che è di vitale importanza per la Serie B, e finché quella situazione non si mette a posto, perché si parla di 3 milioni e 200 mila euro a società, come può stare secondo voi un amministratore che magari ha la fortuna, perché il Perugia, ricordatevi, che ha avuto la fortuna di creare plusvalenze. Che facciamo? Li buttiamo subito? Ecco, questo io dico. Signori, io voglio che molte volte le critiche sempre devono essere fatte, ma devono essere fatte con cognizione di causa. Tutto qua. Frick è uguale allo stadio per me. Certo, poi detto così dice, ma questo è matto, no, lo stadio è più importante, però... ma al 50%, perché un Frick potrebbe diventare una plusvalenza... Bravo, bravissimo, quindi lo dobbiamo curare allo stesso modo. Poi è normale che il Curi ci teniamo tutti, io lo vorrei portare avanti e sapete tutti che lo sto facendo, il discorso della ristrutturazione, perché secondo me è di vitale importanza. Se ci riuscirò ne sarò onoratissimo, se non ce la farò spero di aver messo la strada in discesa per chi mi succederà, cioè per chi verrà dopo di me, insomma, ecco. Però io intanto spero di farlo come ho fatto il museo, come ho fatto tante altre cose. Ok, ultima domanda. Per il presidente? No, che ci abbiamo i microfoni pochi. Ce ne abbiamo. No, per sapere in che tempi si è data la società per fare la squadra, insomma, per consegnare all'allenatore un organico quasi al completo. Questa pure è un'altra bella domanda. Noi la vorremmo fare in 7 giorni, come Cristo ha fatto il mondo. Se poi purtroppo ci stanno delle difficoltà, difficoltà oggettive. Prima ne parlavo con il mister, quest'anno è ancora più difficile fare mercato, proprio in virtù del fatto che sono salite 3 società importantissime, ne sono scese altrettante importanti, come già accade tutti gli anni. Molti obiettivi che ci eravamo prefissati si rendono difficilmente raggiungibili giorno dopo giorno. Cioè un giorno sembra che siamo arrivati, il giorno dopo sembra che non li raggiungiamo più. Purtroppo è un mercato difficile, bisogna stare calmi e avere il sangue freddo di portare avanti le nostre cose. Siamo addirittura ad arrivo per 4-5 elementi, quindi speriamo che riusciamo a dare al mister... prima della partenza per il ritiro, questi 4-5 giocatori, se poi non dovessero essere 5, 3 lo saranno sicuramente, e saremo già a un 80-85% della rosa completa. Dopodiché, insomma, per fine luglio, massimo la prima settimana d'agosto, siamo convinti di ultimarla. Però se poi andiamo a vedere la nostra storia, bene o male, stiamo in linea come le altre stagioni, cioè le rose del Perugia si sono ultimate grosso modo i primi 10 giorni di agosto, insomma, alla fine i nostri buoni campionati sono usciti fuori. Ecco, io con questo non ho detto che bisogna fare le squadre con calma, no, bisogna farle più rapidamente possibile, però sempre con i piedi per terra, perché poi per avere troppo fretta la gatta che aveva fretta ha fatto i figli ciechi, insomma, quindi è meglio ma qualche volta aspettare qualche giorno in più. Sì.
Brignoli, la sapete tutti la situazione, il ragazzo viene da noi, adesso però giustamente lui sta aspettando le ultime giornate che magari non gli si possa più prospettare un discorso di Serie A, però insomma anche lì è uno di quei giocatori che siamo addirittura d'arrivo, purtroppo non gli posso rispondere con certezza perché non dipende da me la firma di Brignoli, dipende dal giocatore, l'accordo c'è tra le società, tra il Perugia e la Juventus, e diciamo insomma io spero di averlo a breve, ecco. Ma no, non credo che sia il problema di vendere o non vendere di Chiara il fatto di fare il mercato del Perugia, è proprio un problema oggettivo di insomma di andare a chiudere le trattative che abbiamo messo in piedi, perché ovviamente il Perugia, volendo fare un campionato di vertice, sta cercando degli obiettivi difficili da raggiungere, ecco perché non si chiudono, perché se andiamo a prendere 8-9 giocatori dalla Lega Pro... lì li chiudi con 24 ore, però dopo insomma io qui mi sto impegnando per fare un campionato di vertice, cioè è vero che non, ripeto, non devo aver paura, ma manco devo prendere in giro le persone, insomma, no, ecco, ma quando parlo ci deve stare una risposta anche nei fatti. Basta ragazzi, per favore. Ma guardate, il mister lui ci ha dato un lavoro da fare sui ruoli, non ci ha dato nomi da raggiungere, poi è ovvio e voi sapete come funziona che ogni giocatore che comunque portiamo avanti, Goretti è la prima persona che chiama, come giusto che sia, è l'allenatore, quando l'allenatore dà l'ok si porta avanti la trattativa. Diamanti è un giocatore che comunque sia a noi sia al mister potrebbe piacere, però è uno di quegli obiettivi molto futuristici in questo momento, cioè è stata fatta un accenno di chiacchierata, quindi poi è normale che i media ti buttano subito sulle prime pagine, su tutti i siti, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, insomma, è chiaro che parliamo di un giocatore che ha fatto la nazionale azzurra, quindi... potrebbe essere utile alla causa, credo io, anche se poi lì bisogna capire le motivazioni, bisogna capire tanti perché, ecco, questo sono quei tipi di giocatori che vogliamo anche parlarci in prima persona, guardarli negli occhi, capire quanta voglia hanno di scendere di categoria o di venire a Perugia, perché poi sono tanti i percorsi, si parla... Molte volte mi viene detto dove non c'avevamo la punta. Noi ce n'avevamo due di punte l'altro anno. Se poi non sono entrate in campo, cioè non è giusto dire che non c'erano le punte. Le punte c'erano e molto probabilmente non soddisfavano l'allenatore, ma è diverso da dire non ci sono le punte. Dovevate prendere Floccari. Floccari ci ha detto di no perché non voleva stare lontano dalla famiglia. Era già stato approntato il discorso, io personalmente ho parlato con Floccari circa 10 volte. Cioè, ecco perché dico, quando si parla bisogna anche essere intelligenti e capire tante volte perché non si fanno le cose. Floccari ha rifiutato il Perugia perché voleva stare a mezz'ora di casa dalla famiglia. Quando un giocatore ti dà una risposta del genere, è chiusa qualsiasi tipo di trattativa, perché non è un problema economico, non è un problema di piazza, non è un problema di categoria, è un problema di famiglia, quindi lì crollano tutti i discorsi. La punta dopo Floccari è stata presa, le prime due partite ha fatto 3 gol, dopodiché, cioè, ma perché non c'avevamo la punta? Non giocava, è diverso. Scusate, poi possiamo stare qui a parlare le ore, i giorni, i mesi, a dire forte, non è forte, però la punta c'era. Posso dire riferimento ai giocatori di Lega Pro presi in 24 ore? Sì. Cioè, era casuale o il riferimento era ai vicini di Terni? No, assolutamente no. Volevo dire che cioè, se si vanno a prendere giocatori di categoria inferiore è molto più rapida la contrattazione, perché chiaramente i ragazzi di Lega Pro sentono Perugia, ci vengono di corsa. Noi invece andiamo a cercare i giocatori, i top della B o
diciamo pure qualcuno che sta in Serie A, quindi insomma le cose non è sempre facile portarle a termine, no? Anche se poi devo dire che a noi ci piace prendere qualche giocatore di Lega Pro, perché comunque sia il fatto stesso di prendere Giunti è anche indirizzato in quel verso, perché a me mi piace vedere nell'occhio dell'allenatore la voglia di dimostrare, la voglia di emergere, cioè che magari ha anche rispetto e un pochino soggezione del suo presidente, del suo direttore, perché sono quelle cose, quei dettagli importanti durante poi la giornata lavorativa. Perché molte volte, poi soprattutto, ecco, magari quando qui è stato provato il mister blasonato, non è andato benissimo. Oppure i giocatori che venivano dalla Coppa Campioni non sono andati benissimo. Quindi tante cose io arrivo a farle, anche per esperienze vissute, non è perché non le voglio fare, io le ho fatte e ho pagato sempre pegno. Quindi forse è il caso che continuo col mio istinto. E Giunti a me mi ha sempre dato la sicurezza di un bravissimo allenatore. Poi, ripeto, siamo giovani, io ho un paio d'anni più del mister, quindi sbaglieremo, io non sto con lui, punto. Dopo vediamo, perché ci stanno altri fino al 31 agosto, perché qui abbiamo cambiati pure prima. Quindi intanto già troppo. Il primo settembre parti. Grazie. Non ho capito, scusami. Appello a tutti i perugini che la partita vista dallo stadio è tutta un'altra cosa. Ma fatelo voi, perché sennò poi... No, io invece, guardate, prendo l'occasione per questa frase, mi dispiace tantissimo, poi tante persone, poi riprendo le cose che leggo perché le voglio anche chiarire e ne approfitto in questi momenti per chiarirle. Mi stanno dicendo tanti che sono sparito dopo questi famosi playoff, credetemi, sono stato male. Io non è che sono sparito, sono stato male perché mi sono sentito in debito di riconoscenza con la piazza, perché quando io ho fatto quell'appello e dopo tre giorni sono venute 20.000 persone allo stadio, io non è che ero felice, volavo, perché ancora una volta la gente mi aveva dato fiducia, e perdere i playoff in quel modo, io credetemi, sono morto dentro, ma non per la Serie A, perché poi la Serie A, cioè, non deve essere un obbligo, stavo male per le persone che mi hanno dato fiducia. Ecco perché non ripeterò mai più gli appelli, perché arrivato a un certo punto la gente, tanto alla fine so che lo fa lo stesso, non c'ha bisogno del mio appello. Grazie.